Passione da vendere. Radio F. Abbiamo tutta passione da vendere. Ci siamo, eccoci qua ancora. Buongiorno e buon sabato 3 giugno da Paolo Pacelli e Nick Andreoni. Ciao Nick, ben ritrovato all'appuntamento. Sappiamo bene, no, l'importanza dei social per tutti, anche so anche quanto interagisci, no, con Instagram in particolar modo, ma alzarti presto la mattina so che lo fai spesso, ma questa mattina non è che hai esagerato, perché avevo visto un messaggio alle 5.45, eri appena andato al letto dopo una serata, che ne so, professionale di divertimento, oppure ti eri appena svegliato? No. 5.45. mi ero appena alzato, quindi confermo che sono piuttosto mattiniero, mi piace molto iniziare la mattinata il più presto possibile per avvantaggiarmi su ritmi di lavoro. Uno si alza presto, fa tante cose, può fare sport, ma ecco, tu che scrivi canzoni, anche la mattina se ti viene uno spunto, oppure preferisci scrivere il pomeriggio, la sera o in tarda serata? Ok, io credo molto nello slogan Early Bird, Gets the Worm, ovvero l'uccellino che si sveglia presto prende il verme. Quindi ecco, mi piace molto fare la passeggiata all'alba, anche oggi come confermano le mie storie Instagram, ecco, ho fatto una bella passeggiata, ho fatto quei 5,5 km, non c'era nessuno, pochissime macchine, e quell'atmosfera lì, ecco, mi mette proprio in un mood creativo, mi mette proprio il buon umore, e quindi mi piace, ecco. Ovviamente cos'è che ci tengo a precisare? Mi piace anche ritagliarmi almeno quelle 7 ore di sonno, quindi bravo, questo fai bene a dirlo, è importante. È bello alzarsi presto, ragazzi, però se andiamo a letto presto. Una domanda sulle tue abitudini prima di parlare della tua nuova canzone, che è dedicata a Kelly, che è una ragazza che mi piacciono le ragazze. Esatto. E quali sono adesso le tue attività sportive più praticate? Perché insomma so che cammini tanto, eppure allora, fai altro. La camminata del risveglio, ecco, ha sempre un ritmo sostenuto, ma un ritmo anche blando, quindi ecco, quella serve giusto per riattivare un po' la muscolatura per entrare dentro la giornata. Mentre con queste belle giornate di sole mi ispira tanto la corsa, mi ispira tanto, ecco, l'attività all'aperto, che sia un trekking in montagna, che sia appunto una partita di tennis con gli amici. Adoro il tennis, adoro, ma probabilmente dal punto di vista di sfogo personale, quando il cardio è più intenso mi sfogo ancora di più, quindi se dovessi ritagliare un'attività che proprio è al primo posto per me, metterei la corsa. Poi il tennis mi piace per l'energia che si crea, ecco, per lo spirito di squadra, che sia un 2-2, un singolare, mi sento ancora più coinvolto nella battaglia. Poi mi piace molto andare in bici quando non tira bello vento. Anche quello, sì, la bici è bellissima. Nick Andreoni a Radio F con Come quelle macchine nere per voi. Grande Nick. Buongiorno ragazzi. Buongiorno.